Franco, come ti butta stasera? E come me deve buttare stasera? Ho lavorato tutto il giorno come un mulo, sono tornato a casa. Silvana non c'era, ragazzi sono usciti, non mi hanno preparato niente per cena. Me mangerò questa, che interessa. E poi arrivi tu, l'amministratore del condominio, che sicuramente mi vorrei chiedere dei soldi. Come sarà staserata? Franco, ma perché sei sempre così acido e malfidato? Guarda, meriteresti che non ti dicessi la grande notizia. Dimmi la grande notizia, su, che il cane tuo ha imparato a dire papà? Ho capito, va, se vedemo. Dai, su, su, Ettore, scusami, dai, stupiscimi, spiazzami, raccontami. No, niente, è che io ho due biglietti omaggio in tribuna d'onore per la partita Inter-Roma di dopodomani. Io ci volevo andare con te, però ti sento troppo cattivo. Cattivo. Che cattivo, scusami Ettore, tu sei il meglio amico mio, è che non avevo capito che tu mi volevi fare questo grande regalo, portarmi in tribuna d'onore a vedere a Roma, a Milano contro l'Inter, la tribuna d'onore, noi lì che... Non saprò mai come dirti grazie, io mi dispiace soltanto che non potrò mai sdebitarmi. No, 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 puoi, come no? Come? Guarda, basta che tu metti una firmetta, qui, vedi, su questa circolare per la ristrutturazione della sala caldaie. Ma è per il bene del palazzo, eh? E non c'ho la penna. Ma ce l'ho io. Ma ci pensi? Io e te in tribuna d'onore a guardare la grande Roma. Sei già un po' emozionata, eh? Ciao, pa. Uè, bello. Che c'è? Sei più cadaverico del solito? Sì, infatti, non mi reggo in piedi. Vado a buttarmi a letto. Bravo, vai, vai, vai. A te ti fa fatica pure respirare. Ma prendi esempio da tuo padre. Guardami, più di 40 anni, ancora l'entusiasmo di un ragazzino. Ma guarda che non è questione di entusiasmo. Sì, è questione che probabilmente ho preso l'influenza... Oh, oh, che gira. Ma che c'hai? Ma non te la potevi fare per il lunedì, si influenza? Guarda che è un'influenza, non è un traghetto. Vabbè, vabbè, comunque vattene in camera tua, chiuditi a chiave, resta lì, chiuso, non uscire per nessun motivo. Se proprio devi venire fuori dalla tua stanza, mettiti un campanaccio al collo. Almeno il suono del campanaccio mi segnalerà il tuo arrivo. E vattene via. Papà! L'aspirina è da femmine, per guarire ci vuole la forza di volontà. Quando stai male tu non la prendi l'aspirina. Ma lascia sta tuo padre, io sono vecchio. Stai zitto, riposati, concentrati sull'idea che vuoi guarire. Oh, tesoro. Cos'è successo? Perché tutta sta fretta? Lo sapevi che era cena dalla mamma, no? Sì, infatti, scusami, però Marco all'improvviso gli è venuta un'influenza di quelle col virus, no? Allora c'è bisogno di portargli i primi soccorsi. E non potevi pensarci tu? Mamma, meno male che sei tornata. Almeno tu, ti prego, fatemi un'aspirina. Il maschio vuole la mamma, il figlio maschio. La mamma è sempre la mamma. Adesso arrivo, vai, vai. Ciao, amore. Buongiorno. Buongiorno. Oh, dobbiamo cambiarsi i divani, per vedere la televisione sono buoni, ma per dormirci, guarda, un macello, un macello. Ieri sera non ho visto nessuno che ti puntava la pistola per costringerti a dormire di là, no? Lo so, c'hai ragione tesoro, però tu hai fatto la croce rossina con Marco, insomma voglio dire, sei stata lì col morbo appiccicata, non c'è per sicurezza, anzi dico, come sta il nostro piccolo? Meglio, la febbre è un po' scesa. No. Senti amore, mi spieghi perché ci tratti come se fossimo due appestati? No, chi vi tratta come due appestati? È che, però, vabbè, vuoi la verità? Domenica... ho un incontro importantissimo di lavoro, un cliente che proprio non voglio perdere, non posso perdere, allora ho paura di potermi ammalare anch'io, no? E non voglio perdere questo cliente importante. Di domenica? Di domenica. E chi è questo cliente? Il parroco? Un vescovo? Il papa? Dai tesoro, cioè tu lo sai che quando c'è in mezzo, in ballo, il bene economico della famiglia Mancini, io non mi tiro indietro, Franco Mancini è sempre in prima linea, Franco Mancini in trincea, per la sua famiglia, avanti! Vabbè, ma anche se a volte ti comporti come uno psicopatico, sei sempre il miglior capofamiglia del mondo. Grazie, tesoro. Vieni qua. Vieni qua. Sì. Io un bacino. Dai, pa, è solo una partita. Oh, tu m'hai fatto venire l'influenza, ma io ti stacco la capoccia, eh. Se stavo così io e tua madre, è per colpa tua, ricordatelo. Va! Un perdente in arrivo! Ciao Franco! Sono venuto a farti un salutino. Scusa se mi tengo a debita distanza, ma non vorrei beccarmi il virus. No, sul serio. Mi dispiace che non vieni allo stadio con me. Comunque sono riuscito lo stesso a trovare qualcuno che mi accompagna. Guarda che il cane tuo non fanno entrare allo stadio.
te porti questa, ancora peggio del cane. Dai Ettore, andiamo, lascia perdere qua il lazzaretto dei mancini. Scusa Franco, si fa per ridere. Infatti sto abbonita, hai risato. No, ma dai, ma cosa credi? Che andare a vedere la grande Inter in tribuna d'onore non vi sia costato niente. Sta faina dell'Ettore mi ha fatto firmare la circolare per la ristrutturazione della sala caldaia. D'altra parte, ogni cosa ha il suo prezzo. Per il bene del palazzo. Ti saluto, Pupone! Ciao Franchino! Ale, 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 ale. Secondo me la Roma gliene fa tre.